Salve a tutti, io sono NoGamer e benvenuti sulla seconda parte del doppio episodio di Satisfactory col buon Gabby. La prima, ovviamente, è uscita ieri, quindi correte a vederla se ve la siete persa. In questo episodio dovremo cercare di risolvere i problemi col trattore che pare posseduto da Satana e miglioreremo tanti edifici con le nuove tecnologie. Buona visione! Ok, come potete vedere si è salvato il percorso, ci sono tante piccole freccine azzurre che indicheranno al nostro trattorino la strada che deve fare. Se sbaglia, finisce di sotto. Oh, Gabby, è partito il trattore! Gabby, è partito il trattore! Aspetta! No! Ok, dobbiamo correggere giusto qualcosina. Addio, trattore! Gabby, questo era un tuo piano malvagio per farmi volare di sotto! Ti stavi vendicando! Questo era il piano malvagio per farmi volare di sotto! No, Gabby, no, sono pieno di risorse! Ok, mi sa che ci conviene mettere la stazioncina un pochettino più a monte, Gabby. Sai cosa dovresti fare? Allungare ancora di più il ponte, secondo me. Tu dici? Sì. Perché secondo me quel pirla di computer farà qualche boia. Sì, sì. Ci sono rimasto malissimo. Sai che ti dico, Gabby? Io faccio il tatticone e gli ci metto le pareti. Bravo. Che il The NoGamer pirla solo due o tre volte. Bisogna pensarci più in là queste cose. Sì, non mi fido. Sì. I bot, già il bot di YouTube mi odia. Ecco qua, vediamo di metterlo qua anche da questa parte. Non posso metterlo lì purtroppo, ma qui di sicuro. Sta tornando, non Come è morto? Sta tornando? Non è morto? No! Grande lui! Non ci credo. Peppiano, frena! È arrivato su un bombazza. Il materiale gli arriva? Penso di sì, in teoria. È arrivato. Aspetta, fammi controllare. Aspetta un secondo. Stai fermo lì, non andare in giro. Io non vedo niente, onestamente. No. Non so dove abbia caricato il tutto. Gabby, ho capito perché ci sono due entrate. La prima entrata va al serbatoio del nostro mezzo. E la seconda va invece al carico, se guardi bene. In effetti qui c'è il coso di serbatoi. Sì, è vero. Perché ste cose non ce le spiegano mai, ma porca miseria. Bisogna imparare con le testate. Sì, non è un problema. Provvediamo immediatamente col classico separatore di nastri. Che peraltro gli iscritti mi hanno detto che lo possiamo montare direttamente sui nastri, vedi? E funziona cosa che... in automatico. Sì, vedi, lui te lo monta sopra. E in men che non si dica, perfetto, dovrebbe caricare tutte le risorse all'interno del magazzino del trasporto. Bello. Ok, perfetto. No, Gabby, guarda, fatemi mettere qualche altro. Lo cosa? Guarda! No, 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 vuole cosa? Suicidarsi! Che sta facendo? Vuole suicidarsi! Tizio, hai non fatto far bene, boiate! Hai fatto non bene. Far boiate! Vedi che lo sapevo io, lo sapevi, me hai lo fatto sentivo. Bene. No, sarebbe c'era sfiga se improvvisamente la parete si cava. Si è bloccato! Che ho fatto? C'hai dubbi? Dove si è bloccato? Credo che sia l'altra parete che lo salva, vediamo un po'. Ora. Si è suicidato. Si è suicidato, ma in teoria si teletrasporta là. Sì, quindi... Ok, dobbiamo fare giusto qualche correzione, ma... Eccolo che arriva, perfetto. Per fortuna che gli hanno messo il teletrasporto. Però adesso se abbiamo fatto tutto correttamente... Sì, ma frena! Perché devi arrivare in scivolata? Dicevo, se abbiamo fatto tutto correttamente, ora nell'inventario... Cosa? Non ti muovo! No, no, mi ha investito! Gabby, mi ha ucciso! No! No, ok, no, non mi ha ucciso, però mi ha investito. Si è vendicato perché l'ho fatto suicidare, dicevo. Ok, adesso l'inventario, come potete vedere, gli ha buttato dentro direttamente tutto il carbone. E adesso che gli ho cavato anche il biocarburante, ha rifornito al volo il serbatoio. Ok, quindi è un veicolo che va anche a carbone. Questo consuma tutto, anche te, Gabby, se ti buttiamo dentro, ti consuma. Vediamo se mi prende sotto. No! Ha funzionato, abbiamo ucciso Gabby. Mi hai fatto buggare il gioco. Come hai fatto buggare? È crashato, ah no. No! Ma Gabby si sta muovendo, io ti vedo che ti muovi Sì sì, ora sì. Ok, perfetto. Gabby, la smetti di finire sotto. Mi stai schiacciando. Giuro non c'entro niente. Gabby, sali che proviamo a impostargli magari anche il percorso del ritorno. Vai. Potrebbe mai andare storto. Arrivo. Ok, gli ho fatto partire la distanza. Veloci Gab, veloci pedal. Cos'hai fatto? Mi hai fatto buggare il coso. Sì, ma ce l'ho fatta. Perfetto, eccola giù la nostra base. Solo che stavolta, Gabby, io faccio anche una cosiddetta tattica. Lo riporto indietro in modo tale che gli impostiamo il percorso completo. Sì. Ok, nel frattempo io sono arrivato. Ok, aspetta che adesso... A far manovra sarà un'impresa, Sì, io spero che emuli completamente quello che sto facendo. Ok, ed in teoria, qui adesso gli dico, termina registrazione. Ok, se abbiamo fatto tutto correttamente, in teoria io adesso dovrei scendere. E lui è ripartito. Perché sono sceso? Adesso devo rifarmi la strada a piedi. Gabby, non sono io. Gabby, ho capito che quest'oggi non ti sei ancora buttato dalle scogliere, però. E come facciamo ora? Sta andando? Non lo piglieremo mai. Non lo piglieremo mai. Gabby, l'importante è che funzioni. Oh, senti, funziona, non lamentarti.
Eccolo laggiù, Gabby. Eccolo laggiù. L'abbiamo quasi raggiunto. Sta funzionando. Guarda, sta andando. Direi che sta funzionando. Sì, perfetto. Vediamo se prende la roba. Sì, sì, ecco il braccio che si è mosso. E dovrebbe aver preso. Guarda il carbone che c'è sopra. Gabby ha funzionato alla grande. Sì, non ci credo mai. Ha funzionato alla gamba. Alla grande. Alla Gabbiant. Ok, ed è tornato indietro. Guarda che è tornato indietro. Quindi perfetto. Dovevamo fare il doppio percorso. Bene. E a quanto pare sì, adesso lo sappiamo. E Gabby, c'è il nostro trattorino che sta facendo la strada dall'altra parte. Lavora, schiavo. Ok, adesso io e Gabby stiamo cercando degli animali da investire. Ah, sentite. Qua. No, c'è qualcuno? È finito il carburante, finito il carburante. No, come è finito il carburante? No! È un brutto momento per finire il carburante. Non picchio. Picchio con cosa? Con le buone intenzioni. Dai che lo investi. No, si è fermato. Aspetta che ricarico. Stai fermo. Okay. Ricarico e salgo al volo. È poco Gabby, quindi ho fatto bastare, eh. Vai. No, Gabby! Ok, ha funzionato. Credo che tu l'abbia ucciso. Sì. È morto malissimo. No, l'hai ucciso! Non l'hai ucciso! Lo investo! Lo rispalmalo di nuovo. E se ci rimango sopra? No, ha problemi. Non gli è piaciuta la coda. Il mio trattore ha una coda, Lon. Non ha una coda. No. Il tuo trattore mi ha aggredito. Monta su, Lon, veloce. Aspetta, paura. Se finisce il carburante, vai, piango. Andiamo. Dai che ci denunzia il WWF. Ci sta seguendo. Sì, ce l'ha con noi, Gabby. Rinforniamoci di carburante. Salve, buongiorno. Mi fa 2 euro di pieno, signore. Sono povero. Grazie, molto gentile. Paga, Gabby. Grazie. Come? Sai che abbiamo sbloccato quegli aggeggi che ci permettono di volare da una parte all'altra? Credevo, volevo proporti un'altra delle mie challenge. Ah, io faccio il cameraman, tu fai il pirlaman, così siamo a posto che vola dall'altra parte. Facciamo entrambi, siamo in due. No, ho paura, io ho paura. Perfetto, questo mi sembra un punto adatto per la nostra pazzia. Ma che? Non nostra, io non includere anche me. Ormai ci sei dentro. Allora, colleghiamo il cavo della corrente. Sì, perfetto, tanto corrente c'è in abbondanza. Benissimo. Gabby, e ora vuoi fare il volo inaugurale? Sì, io dai, perché... aspetta che io mi metto di qua così ti vedo saltare dall'altra parte. Gabby, è una pessima idea. Dici? No, cioè voglio dire, è un'ottima idea. Vai, ma tranquilla. Questo giorno verrà ricordato. Come il giorno in cui Gabby è morto, io non c'entravo niente. In questo giorno dove Gabby avrà fatto il volo più epico russo mai visto. Vai, Gabby. Ragazzi, siamo tutti con te. Wow! Oh, ce la funziona, fa. Funziona! Ce la fa veramente. Funziona! Non ci credo. Mi sono fatto male, ma funziona. Ho solo tre cuori. E se ne metti un'altra qua, Lon? Possiamo fare avanti e indietro. Sono curioso. Se muoio, Gabby. Non lo faccio più. Funziona, ok, ho perso solo un cuore, dai. Guarda, Lon, cosa abbiamo scoperto? Cosa? Caverna? No, basta caverne, Gabby, sono sempre pieni di ragni. Non una caverna. Guarda quanto grande. Ui, là, è grosso sto posto. Guarda quanto grande, Lon. Ho paura. Oh mio Dio. No, Gabby, ci saranno creature che ti attaccano. Siamo in fin di vita, Gabby. Vediamo. Rimandiamola ai prossimi episodi. Io sono curioso di vedere. Sì, Lon è enorme. Sì, ok, questa la rimandiamo. Il prossimo episodio sappiamo dove andare, ragazzi. Sì, sì, a morir male. Tornami indietro che è meglio, Gabby, ho paura. Guarda, neanche detto. L'ho appena detto. Col culo che mi ritrovo, adesso arriva il trattore. Guardalo. Se avessi ritardato di un paio di secondi, ci schiantavamo di brutto. Cavolo. Lon, non vorrei fare quello che penso io. Gabby, voglio fare quello che pensi tu. Tanto ormai c'ho tante di quelle denunce da parte del WWF. Signore, buongiorno, scusi. Permetto una parola. Olè. Cosa è successo? È svenuto malissimo. Oh no, ti ho ripreso in tempo. Sono caduto. Mi hai portato male il trattorino. Gabby, io correrei, che c'è gente che ti sta guardando male. Chi? Dove? Quando? C'era un signore là che sgattarrava. Per fortuna non possiamo uccidere nessuno, neanche Gabby purtroppo, ma io non riesco a salire. Salga, signor Gabby, ce la fai? Ok. Cioè, volare fai schifo, saltare fai schifo. Andare sotto la macchina, son bravo. Questo è vero, è un talento, eh. Questo gioco rende Lon aggressivo. Ma non è vero, sono una persona calma e pacifica. Non è vero. Oh, guarda, non l'avevo vista quella bella creaturina. Noto adesso che il veicolo si danneggia, dobbiamo stare attenti. Sì. Gabby, guarda cosa c'è laggiù. Se fai un saltino sulla sinistra, ci arrivi? Dov'è? C'è una lumaca sopra di te. No, mi sento un po' altina. Vediamo. È un po' altina, no, mi sento un po' altina. Non ci arrivo. Pronto, ti do la spinta giusta. Vai, tu salta, Gabby. Vai. Non era quello che intendevo, eh. Mi sa che hai un po' frainteso. Aspetta. Ma Lon, sono io che mi piace Non ho le marce giuste. O sei tu che...
Ok, oh, prendi la lumaca che ce la portiamo via. Vai. Te la faccio a bracci come la faceva la mia zia. La mia zia Prostata. Si chiamava Prostata mia zia. Ah, ok. E di nuovo il trattorino. Oh, il trattorino è diventato inarrestabile lui, eh. Whee! Allora, per questa seconda parte del video sarò da solo perché la sto recando il giorno dopo. Prima di tutto ho passato un po' di tempo ad ottimizzare il percorso del nostro trattorino. L'ho fatto innanzitutto fermare un attimo, perché capita spesso che arriva su in bombazza e ti piglia sotto. Quindi adesso ci darà qualche secondo per notare: oh mio Dio, sto per essere investito! E ti può levare dalla strada giusto in tempo. Anzi, aspetta che non mi faccio investire sulla strada del ritorno. Così facendo, effettivamente, i suoi viaggi di andata e ritorno sono molto, ma molto più brevi. Allora, come potete notare, ho già iniziato a lavorare un pochettino in modo tale da ottimizzare questa struttura. Prima di tutto l'ho allargata e adesso ci sono ben 3 centrali a carbone che produrranno 150 megawatt di corrente. Praticamente solo con questi 3 potremmo alimentare una volta e mezzo la nostra base. Possiamo letteralmente togliere tutti i generatori a biomassa. Però dobbiamo ancora sistemare un pochettino di cosine, ovvero rimettere i nastri trasportatori e via dicendo. Allora, prima di tutto possiamo tranquillamente chiudere tutta la struttura, ottimo. Mentre invece in questo punto possiamo mettere una bella porticina d'entrata, perfetto. E sopra di esso invece una parete con trasportatore doppia, perché sarà per l'appunto da lì che faremo entrare le risorse. Non posso mettere la centrale perché sennò le risorse vanno a cozzare con la struttura e quindi al gioco non piace e si arrabbia. Qui invece possiamo mettere un bel palo per nastro trasportatore alto, ma proprio tanto alto, perfetto, in modo tale che la prossima volta che il DeLong Gamer passa non tira le craniate. Così alto non dovrebbe darci nessun problema. Qui possiamo mettere un ulteriore palo per il nastro trasportatore ad altezza media. Ok, così pian pianino dovremmo riuscire a collegare il tutto. Vediamo un po' se rompe le scatole. No! Perfetto, e così ce lo porterà invece da quest'altra parte. Qui possiamo tranquillamente entrare nella nuova centrale elettrica a carbone e c'è addirittura abbastanza spazio qua dietro. Perfetto, qui chiudiamo quasi tutti gli spazi con delle pareti, mentre invece negli spazi liberi possiamo mettere le pareti con trasportatore perpendicolare. Per adesso non le abbiamo mai viste. Ne possiamo piazzare una qui e una laggiù. E come potete vedere c'è il supporto per far passare in tutta tranquillità un nastro trasportatore direttamente agganciato alla parete. Questo non darà assolutamente fastidio a noi, che potremo entrare in tutta tranquillità e pian pianino le risorse potranno arrivare da quest'altra parte. Allora direi che cosa buona e giusta mettere un piccolo deposito di stoccaggio. Ok, dovrebbe andar bene, perché qualora il nostro trattore incontrasse delle difficoltà o che so io, quantomeno avremo una scorta di carbone qua all'interno che manterrà alimentati i nostri generatori, belli loro. Perfetto, e facciamo in modo quindi che il carbone arrivi intanto al primo generatore. Mentre invece qua in mezzo non dovremo far altro che mettere non uno ma ben 2 separatori per i nastri. Così facendo possiamo ottimizzare meglio la distribuzione delle risorse, così che un nastro la porterà dentro questo generatore a carbone e l'altro lo porterà verso il primo. Ed infatti, come potete vedere, tutte e 3 le ciminiere stanno inquinando il pianeta come non ci fosse un domani. Sono fiero di noi. E il bello è che possiamo anche migliorare ancora la velocità di trasporto di questi nastri, perché adesso sono quelli di primo livello che trasportano circa 60 risorse. Se sblocchiamo quelli di secondo livello potremo avere praticamente il doppio di capacità trasportante, quindi potremo arrivare fino a 120 risorse al minuto. Buono, torniamo quindi velocemente alla nostra base. Qua c'è il signor Gabby. Gabby, tutto bene? E direi proprio di no, ma vabbè, dettagli. E vediamo quindi di sbloccare la logistica di secondo livello, che ci darà per l'appunto il nastro trasportatore versione 2 e anche il palo per nastro trasportatore impalabile. Questo ci permette quindi di far passare in uno stesso punto più nastri uno sopra l'altro. Questo lo voglio assolutamente. E in teoria dovrei anche avere già tutte le risorse. Sì sì, lo posso già sbloccare, va che fortuna. E lanciamo il razzo. Olè. Adesso sarò letteralmente inarrestabile. Respira e pieni i polmoni quel cavolo di inquinamento, guardalo quanto è bello. Ed in effetti, se torniamo sulla logistica, vedete che adesso i nuovi nastri richiedono praticamente le lastre di metallo rinforzate. No! Costeranno un botto. Se siamo fortunati, forse possiamo sostituire all'istante i vecchi. Vediamo un po'. Sì sì, me li fa sostituire, fa che fortuna. Quindi basterà che io clicco su tutti i nastri trasportatori e a patto che io abbia le risorse, lui me li cambierà. Oh, che bello, credevo di doverli ripiazzare tutti. Mi veniva da piangere onestamente.
Fantastico, così facendo avremo un rifornimento continuo di carbone ai nostri generatori. Non si fermeranno praticamente più, una cosa veramente meravigliosa. E la stessa modifica possiamo farla praticamente a tutti i nostri trasportatori della base. Alcuni sono fermi perché i vari depositi saranno ormai pieni zeppi di risorse. Tuttavia, siccome ho sempre problemi con il rifornimento delle viti che non è mai abbastanza veloce, se adesso mi diverto a sostituire i relativi nastri, dovremmo quindi velocizzare parecchio lo scambio di risorse avanti e indietro. Ed in effetti guardate quante ne escono adesso dal nostro costruttore. Il collo di bottiglia erano effettivamente i nastri trasportatori, perché sennò lui normalmente ne farebbe 90 al minuto. Ok, adesso con un nastro che ne trasporta 120, letteralmente la mia scorta di viti dovrebbe aumentare a dismisura. Aspetta che allora aumentiamo anche le capacità di trasporto dei nastri da quest'altro lato. Perfetto, così mi riforniranno le macchine ancora più velocemente. Ragazzi, sono fiero del lavoro che stiamo facendo. Ma la cosa più importante è che possiamo completamente abbattere la nostra piccola centrale elettrica qua su. Così recuperiamo sia i materiali e non dovremo più sprecare tutta quella biomassa. Yay! Alto là la biomassa, sia lodo al carbone e all'inquinamento. Fantastico, in men che non si dica ci siamo liberati nuovamente la collinetta qua su. Va che spettacolo, ho già un piano per utilizzarla. Perché per adesso laggiù abbiamo solamente un estrattore di risorse, una trivella. Ma ci sono ben tre spazi che possiamo sfruttare. Se lì lasciassimo le trivelle e qui mettessimo la nuova fabbrica per la produzione dei vari materiali con i nuovi nastri trasportatori, cioè ragazzi, la nostra produttività letteralmente sarà inarrestabile. Datemi un secondo, voglio fare una veloce follia. Voglio vedere adesso se modifichiamo questi. Ok, potete notare una leggerissima differenza nella velocità di consegna dei materiali. No, vabbè, lo sto adorando sto gioco, lo sto adorando alla follia. Ok, nel frattempo è anche tornata la nostra navetta. Il che mi ricorda che c'è una scena dello scorso episodio che non vi ho potuto far vedere perché il mio computer ha deciso: no, non te la registro, ti faccio schermo nero. Yay, grazie. Io in effetti ho sbloccato uno dei vecchi obiettivi, ovvero l'overclocking della produzione che ci permetteva di ottenere i frammenti energetici dalle lumache. Tutte le lumache verdi, gialle e addirittura viola che troviamo le possiamo portare al nostro banco da lavoro e convertirle adesso in frammenti energetici. Per adesso ne abbiamo due e in effetti ho due frammenti energetici, che in realtà sono qualcosa di geniale quei frammenti, perché li possiamo inserire all'interno delle nostre macchine di produzione. Vi faccio vedere come funzionano. Vedete qua sotto che c'è una nuova schermata che si chiama velocità di clock. Se io all'interno della macchina vado ad inserire uno dei frammenti, potete vedere che adesso la macchina io la posso portare fino al 150% di velocità. La sua produttività è passata da 90 viti al minuto a 135. E fin tanto che avrà materiali all'interno, lei lavorerà al 50% più velocemente. Va da sé, consumerà anche più corrente, perché se io lo riporto al 100%, potete vedere che consuma 4, mentre invece quando siamo al 150% il consumo va su in maniera esponenziale. Ma visto che abbiamo i nuovi generatori, voglio dire, non mi so lamentare. Soprattutto così facendo avrò davvero un sacco di viti, perché sono essenziali per la produzione delle lamiere di ferro rinforzate che stiamo utilizzando nei nuovi veloci nastri trasportatori. Pertanto direi che abbiamo sbloccato queste nuove tecnologie al momento giusto. Sto gioco, ragazzi, ha delle potenzialità veramente assurde ed incredibili. Allora, la situazione potrebbe essermi un attimino sfuggita di mano. Vi ricordate qui che c'era una gigantesca fabbrica completamente operativa? Ecco, nell'ultima ora e mezza è sparita non so come. Al suo posto sono comparse ben tre trivelle. E voglio essere onesto, laggiù ce ne starebbe addirittura una quarta, ma lasciamo stare. E al suo posto, da quest'altro lato, dove prima c'era la centrale elettrica, è comparsa effettivamente una nuova e migliorata fabbrica. Non l'ho ancora finita, ma ammetto, dopo un'ora e mezza ero un attimino cotto. Cioè, complessivamente sto recando questo video da oltre 5 ore. Ma vabbè, dettagli. Ho un problema, voglio essere onesto, ho un problema. Ed il bello è che dopo mi dovrò anche divertire a ripassare tutti i nastri trasportatori che portano poi ai magazzini, alle relative macchine. Ma vabbè, dettagli. Allora, innanzitutto vediamo di collegarle alla linea elettrica principale della base, così potranno iniziare effettivamente ad estrarre il ferro da sottoterra. Ok. E peraltro ci possiamo anche inaugurare i nuovi pali per nastri trasportatore impilabile. Come dice la parola stessa, li possiamo mettere praticamente uno sopra l'altro. Possiamo andare letteralmente all'infinito e su ognuno possiamo mettere, vedete, un nastro trasportatore differente, in modo tale che tutte le risorse siano belle belle ordinate. Come ad esempio, sulla parte più bassa ci possiamo collegare questa miniera, su quella centrale invece possiamo vedere di farci arrivare la seconda trivella. Vediamo un po' se mi arriva qua su. Perfetto. E il bello è che poi li potete anche collegare
tra di loro. Ok, uso ovviamente i nastri trasportatori normali, perché tanto le trivelle estraggano 30 unità al minuto, quindi è inutile effettivamente mettere quelle iperpotenti. E sull'ultima, quella più alta, ci facciamo arrivare la terza raffineria, dato che è quella che si trova effettivamente in cima. Ed il bello di questi supporti è che normalmente noi ci possiamo passare sotto senza nessun problema. Perfetto, quindi non ci daranno neanche fastidio. Cosa vuoi di più dalla vita? E notare la quantità spaventosa di risorse che stanno pian pianino arrivando. Perfetto. Queste poi entreranno all'interno della nuova fabbrica. E pian pianino le tre nuove raffinerie li fonderanno ovviamente nei corrispettivi lingotti. Allora, la raffineria più lontana la possiamo collegare a questo sdoppiatore, in modo tale che metà delle risorse vadano su un costruttore e metà vadano sull'altro. Entrambi i costruttori convertiranno i lingotti di metallo in barre di ferro. Ne escono 30, 15 da una parte e 15 da quell'altra. La produttività andrà praticamente al 100%. E le sbarre di metallo che usciranno dai due costruttori avranno ognuno una linea dedicata, come potete vedere ci possiamo anche passare sotto senza nessun problema, ed entreranno in altri due costruttori, perché se sapete bene dobbiamo utilizzare le sbarre di ferro per produrre le viti. Così invece di produrne 90 al minuto ne produrremo 180, dato che ogni macchina ne produce 90, questa volta dovremo usare ovviamente i nastri trasportatori di secondo livello, in modo tale che siano abbastanza veloci da farle uscire tutte. Ognuna di esse avrà ovviamente un'uscita con una finestrella dedicata. Inoltre c'è quest'altra fonderia che possiamo collegare in maniera molto tranquilla a quest'altro costruttore, dato che lei produce normalmente 30 lingotti al minuto e che per produrre normalmente le lamiere ce ne servono 30, è inutile collegarla a una doppia macchina come abbiamo fatto in questo caso, perché sennò la produttività scenderebbe del 50%. Ovviamente la terza fonderia andrà collegata a una terza serie di macchine per la produzione dedicata di sbarre, e pian pianino tutte le varie uscite andranno poi ricollegate ai vari magazzini e alle varie macchine produttive. Però ribadisco, così facendo abbiamo più che raddoppiato la produzione di materiali. Oh mio Dio, vi giuro mi ha richiesto tantissimo lavoro. Quindi per il prossimo episodio vedrete il prodotto finale con la fabbrica completamente operativa. E vi faccio notare che tutte le macchine sono pienamente operative, perché i nostri generatori a carbone producono abbastanza corrente senza nessun problema. Buono dai, direi che anche per questa seconda parte ci possiamo fermare qui. Sono in partita da talmente tante ore che ho perso praticamente il conto. Avete visto che funziona tutto veramente molto bene. E ammetto, la nuova fabbrica appena sarà operativa ci darà talmente tanta roba che saremo praticamente a posto fino alla fine del gioco. No, scherzo, c'è ancora tanto di quel da fare. Buono, se avete qualche suggerimento fatemelo sapere nei commenti. So che potremmo ottimizzare ancora molto di più la base, ma dovete capire che pure io ho il tempo un attimino limitato, disse quello che ha appena passato 6 ore su Satisfactory. Ma vabbè, dettagli. Per questo episodio però è tutto. Lasciate un bel piacere nella serie, candidate a crescere, e noi ci vedremo nel prossimo episodio. E sì, so che dovrei anche sistemare quello, ho tanto di quel lavoro da fare. Me ne vado via, ciao ciao.